Sono 1070 i comuni che fanno parte delle cosiddette aree interne, 72 agglomerati di comuni che hanno subito nel corso dei decenni un graduale processo di marginalizzazione, spopolamento, riduzione dell'offerta di servizi collettivi, calo dell'occupazione e dell'utilizzo del territorio, rischiano di veder sparire comuni, tradizioni e risorse naturali. A 4 anni dalla nascita della SNAI, la strategia che cerca di recuperare e valorizzare le aree interne, ecco a che punto siamo. Stiamo in piena attuazione e quindi diciamo la promessa sta diventando vera, bisogna dare delle risposte reali ai cittadini, bisogna superare tutti i numerosi ostacoli che l'attuazione sempre trova, non soltanto nella strategia ma in tutti i tentativi di attuazione di politica regionale, però io penso che sono abbastanza forti, molte delle nostre aree oggi sono abbastanza forti per farcela, certamente lo Stato e le regioni devono aiutarle. Abbiamo l'aspetto della strategia che riguarda appunto ciò che si vuole realizzare e poi partendo da quello tutto questo deve essere tradotto in interventi concreti sul territorio e quindi con una progettazione, con dei soggetti attuatori che si impegnano, con un cronoprogramma. Arrivati a questo punto, quali sono le lezioni apprese per cui possiamo dire che il peggio è alle spalle? Una cosa è certa, gli enti locali associati devono essere al centro delle strategie di sviluppo. Servizi associati di tutte le parti delle istituzioni locali, coprogettazioni, proporsi come un unico interlocutore che fa gli interessi di tutti. L'obiettivo non è accontentare tutti, ma è fare l'interesse di tutti. I problemi ci sono stati, quindi la lezione è che stare insieme conviene. E infatti noi abbiamo messo in campo una serie di servizi, a questo punto digitalizzando il territorio e utilizzando i nuovi strumenti digitali che ci consentono di avere economie di scala e quindi di poter lavorare anche se siamo un territorio molto vasto e diciamo che i comuni sono molto distanti. Siamo addirittura d'arrivo, siamo fieri e orgogliosi di aver messo a disposizione del territorio questa la strategia, grazie appunto a questa intuizione che io trovo felice per i territori che cominciano a dialogare, ragionare in termini di sinergia per affrontare il tema dei servizi che sono essenziali e da questo ovviamente creare le premesse per un rilancio di questi territori. Le scelte che noi abbiamo fatto sono scaturite attraverso un percorso di ascolto che abbiamo insediato proprio nel territorio con i vari focus e con anche un'esperienza che tutto sommato noi già avevamo fatto, un progetto portato avanti dalla Regione Campania e seguito e accompagnato dal Formez Capacity Sud, che ci ha consentito di essere anche pronti ad affrontare in modo unitario questi aspetti. Il supporto del progetto Aree Interne, finanziato dal PONGOV, obiettivo OT11-OT2 del Formez, varia a seconda delle velocità dei territori. Favorisce processi di aggregazione, un prerequisito fondamentale per essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla SNAI, fino a sostenere i comuni nella delicata fase di riorganizzazione dei servizi essenziali da prevedere per queste aree: istruzione, sanità, mobilità. La difficoltà maggiore che incontriamo in questo progetto in realtà è la varietà delle situazioni che noi ci troviamo ad affrontare a livello associativo, perché le aree sono composte da piccoli comuni, vanno dai 3 comuni ai 33 comuni, sono estensioni a volte piccole, a volte grandissime, con poca e tanta popolazione, con la presenza o meno di forme associative già presenti sul territorio, quindi accordi pregressi che si devono adeguare a quello che è richiesto dalla strategia nazionale.